Il serial killer più giovane dell'Ecuador. Questo è la verità, come dicono i miei compagni, io assassiné, io maté. A soli 15 anni aveva già tolto la vita almeno a 15 persone con una pistola calibro 9 mm. Juan Fernando Hermosa, meglio conosciuto da tutti come il bambino del terrore, era diventato il leader di un gruppo di 10 teppisti poco più grandi di lui, che lo accompagnavano nei suoi numerosi crimini. Ovvero dei delitti senza pietà che avevano come vittime tassisti, camionisti e omosessuali. Si trattava di un criminale di serie. E logicamente non solo. Era un gruppo criminale. Erano molto giovani. Perché l'unico menor di edad era lui. I demás già erano maggiori di edad, passati i 18 de lo che io mi ricordo. Tuttavia, all'interno del clan del terrore, l'unico che premeva il grilletto per freddare dei poveri innocenti era lui, Juan Fernando Hermosa. Una occasione fu come una chiave di rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fuego, un revólver 22. Juan Fernando è nato in una zona chiamata Cantone di Sushufindi, ma successivamente è approdato nella città di Babahoyo, dove è stato adottato da Amanda Suarez e Rafael Hermosa, i quali in seguito si sono trasferiti in un quartiere a nord di Quito, la capitale. Sarebbe stata questa la città della sua infanzia, nonché il posto in cui, anni dopo, avrebbe seminato il panico fra la gente con i suoi primi omicidi. Sacava mia arma, mi incagnava al signore, mi diceva che non si muoviera. Il signore non si quedava quieto. In una occasione fu con una chiave di rueda. Otra occasione fu con una cartuchera. Otra occasione con una arma di fuoco, un revólver 22. Gli sfortunati deceduti per mano dell'adolescente sono stati in totale 23. 8 tassisti, 11 omosessuali, un autista di un furgone con il suo aiutante e altre due persone. Il violento Juan Fernando non aveva ancora compiuto 16 anni al momento dell'arresto. In seguito è stato portato in un carcere minorile, dal quale però è riuscito a fuggire, ma è stato nuovamente catturato e perciò ha scontato la sua pena fino al 1996, quando è stato messo in libertà. Quello stesso anno è stato trovato senza vita. El 28 de febrero de 1996, precisamente el día de su cumpleaños, la policía informa que Juan Fernando Hermosa fue hallado muerto en Balastrera, a orillas del río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos. Lo encuentran con un disparo en la frente, varios cortes de machete en su espalda, maniatado y su rostro completamente desfigurado. Se cree che alguien decidió ajusticiarlo. Il suo cadavere è stato identificato soltanto grazie ad un pezzo di giornale che portava nelle tasche, sul quale si poteva leggere il terrore scatenato da Juan Fernando Hermosa in tutto l'Ecuador.